Tragico schianto di un elicottero militare in località Calzerosse. Costituito il Consorzio per la gestione del servizio idrico integrato, il vice sindaco di Grottaglie, Francesco Donatelli, eletto nel comitato esecutivo. Forza Italia e Alleanza Nazionale contestano il piano economico dell'amministrazione nella nuova zona PIP. Mini campo a favore dell'autonomia di ragazzi e giovani adulti con patologia relazionale inseriti nei programmi di pet therapy dell'UTR di Grottaglie. Totem proporzionale della Regione Puglia a Grottaglie. Prima l'IV Cup non stop di calcetto. Nicola Carlucci alla caccia del titolo assoluto di Light Contact. Provincia e musica, appuntamento al Castello Episcopio di Grottaglie. Personale di pittura di Gaspare Mastro nei pressi della Chiesa del Carmine. Signori, benvenuti su TGIR 5 minuti, il settimanale di cronaca e notizie dalla città delle ceramiche. Apriamo questa edizione doverosamente con la notizia della tragedia occorsa all'elicottero militare precipitato tra Grottaglie, Martine e Crispiano in località Calzerosse. Come molti sapranno, il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è il capo di prima classe Paolo Di Giuseppe, di 35 anni, di Taranto, che stava svolgendo un volo di addestramento insieme ai due piloti, tenente di vascello Mario Massacci Romano, di 39 anni, e il sottotenente di vascello Mario Mertino, di 26 anni, napoletano. Per cause ancora da definire, l'elicottero si è avvitato su se stesso e ha tentato un atterraggio d'emergenza. Purtroppo l'atterraggio è riuscito solo in parte, l'elicottero si è incastrato tra due olivi e ha preso fuoco. Provvidenziale l'intervento di alcuni operatori agricoli nelle vicinanze, che sono accorsi prontamente per estrarre i corpi dei superstiti dalla carcassa dell'elicottero. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il capo di prima classe Paolo Di Giuseppe appunto non ce l'ha fatta ed è deceduto, mentre i due piloti, ricoverati per accertamenti dall'ospedale San Marco di Grottaglie, sono stati dimessi con lieve ferite ed escoriazioni. Stante la vicinanza appunto dell'evento della tragedia e il forte rapporto di collaborazione che c'è tra la Marina Militare e la città di Grottaglie, l'amministrazione comunale ha reputato di definire per il 2 luglio un giorno di lutto cittadino, proprio in forma di solidarietà nei confronti sia della Marina Militare che ovviamente dei familiari della vittima. Chiudiamo questa lunga ma doverosa parentesi dedicata a questo luttuoso avvenimento e continuiamo a parlare delle notizie della settimana. Si è tenuta a Bari il 27 giugno l'Assemblea del Lato Puglia, che ha deliberato la costituzione del consorzio obbligatorio tra gli enti locali, trasformando l'autorità di ambito per il servizio idrico integrato da regime di convenzione a quella di consorzio obbligatorio ai sensi della legge regionale numero 8 del 26 marzo 2007. Per il comune di Grottaglie, delegato dal sindaco Raffaele Bagnati, ha partecipato il vice sindaco Francesco Donatelli, che è stato peraltro eletto nel comitato esecutivo del consorzio stesso. Ancora politica, Forza Italia e Alleanza Nazionale contestano il piano economico finanziario della nuova zona PIP, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Con questa delibera, spiega l'ingegner Ciro Gianfreda, consigliere comunale di Forza Italia, il costo di un metro quadro è di 37,01 euro invece che di 15,74 euro. È quindi legittimo imporre un costo al metro quadro superiore a quello che effettivamente serve per coprire i costi di attuazione del PIP, che ricordiamo indica i piani di insediamento produttivo. È legittima un'operazione del genere, essendoci un finanziamento pubblico con destinazione vincolata, si chiede ancora l'ingegner Gianfredo, e sul rischio di perdere i finanziamenti del PIT6, il consigliere provinciale di Forza Italia, Michele Santoro, annuncia che presenterà un'interrogazione al presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido. Passando ad altro, sabato 28 e domenica 29, fino alle ore 18, l'equipe riabilitativa impegnata nelle attività assistite da animali della Unità Territoriale Riabilitativa di Grottaglie, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Internazionale Delegazione Puglia, ha organizzato un mini campo residenziale a favore di 10 giovani adulti seguiti dal servizio aziendale con patologia relazionale,
attraverso l'utilizzo di tecniche terapeutiche ed educative innovative che vedono spesso l'ausilio di animali, soprattutto cani e piccoli animali domestici, ospitati presso il Centro Sperimentale di Terapia Assistita ad Animalia. Sabato 28 e domenica 29 fino alle ore 18 le equip riabilitative impegnate nelle attività assistite da animali dell'Unità Territoriale Riabilitativa di Grottaglie, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Internazionale Delegazione Puglia, hanno organizzato un mini campo residenziale a favore di circa 10 giovani adulti seguiti dal servizio aziendale con patologia relazionale, attraverso l'utilizzo di tecniche terapeutiche ed educative innovative che vedono l'ausilio di animali, soprattutto cani e piccoli animali domestici, ospitati presso il Centro Sperimentale di Terapie Assistite da Animali. Appunto. Tornando alla politica regionale, è stato confermato dalla Regione Puglia il riconoscimento a Grottaglie come punto di maggior affluenza per visitatori italiani e stranieri, situazione che ha comportato la scelta di Grottaglie come sito per l'installazione di uno dei 27 totem multimediali per la promozione del territorio, previsti dalla Regione Puglia, e da dislocare sul territorio regionale presso i punti di maggiore affluenza per i visitatori italiani e stranieri, al fine di consentire agli utenti di navigare sul portale ufficiale di promozione turistica regionale, raggiungibile all'indirizzo www.viaggiareinpuglia.it. Parliamo di sport adesso, una ricca pagina. Iniziamo con la prima LIV Cup, 8 ore di calcetto a Grottaglie, che si terranno sabato 12 luglio presso il Centro Sportivo Rella. I premi dal primo all'ottavo posto vedranno appunto trofei e riconoscimenti alle squadre classificate e in più verranno premiati il capocannoniere e il miglior portiere. Il torneo si svolgerà appunto in un unico giorno, sabato 12 luglio, a partire dalle ore 18 e fino alle ore 1.30. Maggiori informazioni, regolamenti e iscrizioni sul sito internet www.livumagazine.com. Ancora a proposito di sport, il campione grottagliese di kickbox Nicola Carlucci domenica 6 luglio affronta il match che potrebbe laurearlo campione mondiale assoluto della specialità di light contact. Sul ring allestito al Palamazzolo affronterà l'austriaco sprinter Thorsen, campione mondiale ISKA. Appuntamento a partire dalle ore 19 con incontri di full e semi-contact e poi alle ore 22 tutti a fare il tifo per il nostro Nicola. Passiamo adesso agli appuntamenti culturali. Il Comitato per i festeggiamenti della Madonna del Carmine presenta Grottaglie e dintorni, la personale di pittura del noto artista Gaspare Mastro, che sarà aperta al pubblico dal 6 al 16 luglio presso i locali in via Pignatelli, vicino alla Chiesa del Carmine, con ingresso libero per il pubblico dalle ore 17.30 alle 21.30. Sempre in ambito culturale, nelle manifestazioni previste dalla rassegna culturale e musicale Provincia in Musica, organizzata appunto dall'Assessorato Provinciale alla Cultura e dall'Istituto di Formazione Musicale Paesiello, si terranno diversi appuntamenti, diversi concerti in alcuni paesi della provincia ionica. In particolare ci saranno concerti di musica jazz, pop e classica. Per quanto riguarda Grottaglie, l'appuntamento è fissato per il 30 luglio alle ore 20.30 presso il Castello Episcopio, dove si esibirà il Mario Rosini Trio nello spettacolo intitolato Mina in Jazz. Tutte le altre date e il programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito www.paisiello.it. Per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie e arrivederci.